Taranto è più forte della crisi, è più forte della pandemia, noi ne usciremo. Man mano che arrivano forniture più stabili di vaccini, dobbiamo avere questa fiducia incrollabile nella ripartenza del nostro territorio. E la nostra comunità deve avere sempre una maggiore consapevolezza, a volte lo diciamo riferendoci ai giovani, ma ognuno di noi, anche gli adulti, anche chi ha ruoli importanti nella nostra comunità, deve fare la propria parte. A cominciare per esempio dal decoro urbano, dal decoro pubblico, noi stiamo facendo tanti interventi per cambiare il volto di Taranto. Aspetteremo già da quest'estate tante presenze che daranno una ricaduta economica, culturale, importante a questa città, ma serve, come dicevo, il contributo di tutti. Noi abbiamo troppi, luoghi di questa città, specie del borgo, specie del centro storico, che sono abbandonati, che per tanti motivi, come dire, hanno dovuto, abbassare una sala cinesca. Bene, quei luoghi meritano, come le regole prevedono, comunque un po' di attenzione, un po' di decoro, nella speranza che tante sale cinesche presto possano, essere rialzate e far ripartire tante attività, ma in questo momento serve questo sforzo ed è per questo motivo che con un provvedimento specifico che vale fino, in termini di avviso pubblico fino al 4 maggio abbiamo esortato tutti i concittadini, tutti i proprietari di immobili chiusi, abbandonati a prendersi cura delle loro insegne, delle loro sale cinesche per coniugare gli sforzi dell'amministrazione nella direzione che abbiamo detto di una grande ripartenza e di una nuova immagine di questa città. Fa il paio con un'ordinanza di un paio di mesi fa, che ricorderete, dove abbiamo lanciato una grande ricognizione delle aree abbandonate e dismesse, che adesso, come dire, sono sottoposte all'obbligo di recinzione e pulizia. Insomma, un piccolo passo di civiltà per una città che sta cambiando. Ripeto, ognuno deve fare la sua parte e dal 5 maggio chi sbaglia pagherà le conseguenze.